passo la parola al dottor Marco Rubini, anche lui è un amico, oltre che un esperto della materia. Lui è insomma, è un commercialista laureato in Bocconi, ha fatto studi in Germania, ha un'esperienza internazionale importante ed è sicuramente una persona che con grande passione e con un profondo studio analitico sta studiando questa materia da tempo. Lui ci esporrà tutti gli aspetti fiscali delle criptovalute e poi delle ICO anche con un colpo a sorpresa nel finale. Siccome ho visto che in platea c'è anche qualcuno e qualcuna, beati loro, che hanno qualche annetto, qualche tanti annetto meno di me, annetti meno di me, ecco, una delle idee che ci si propone di portare avanti è anche quella di cercare in qualche modo di poter interloquire con chi ha delle idee, con chi ha voglia di fare, eccetera, eccetera, chi è affascinato da questi mondi. Però anche di dire ok, tutto bene, occhio che però c'è qualche cosina da mettere un attimo a punto, ecco, per cui ci sono delle attenzioni da porre sul lato legislativo, sulla strutturazione dell'operazione, sul lato fiscale, eccetera, eccetera, perché appunto l'idea che questi mondi siano completamente deregolamentati non è né vera e neanche logica, insomma, se ci pensiamo un momento, no? Per cui adesso ogni tanto si comincerà a leggere o si comincia a vedere che, per esempio, qualcuno che ha fatto le ICO in maniera un po' troppo sportiva in qualche giurisdizione, segnatamente la Svizzera, si è trovato i fondi bloccati. Perché? Perché non ha, come dire, prestato alcuna attenzione magari al tema dell'antiriciclaggio. Ma insomma, bastava un attimo pensarci un attimo prima, proprio un attimo attenzione, pensare che di raccogliere somme di denaro cospicue di provenienza totalmente ignota o non tracciata, insomma, soprattutto di questi tempi, è qualcosa che urta contro il buon senso, no? Quindi è quello che cerchiamo anche come dire, di dire o di chiarire, ecco, appunto. L'uso del buon senso e l'uso della normativa esistente che permette tante opportunità. Vorremmo che fosse vista, quello che diciamo, vorremmo che fosse vista come un'opportunità, non con un blocco, non con un vincolo, cioè non vorremmo che ci fosse l'impressione alla fine che ah, ma in Italia non si può far nulla. In tutto il mondo si può far tanto, ovviamente bisogna fare le cose in una determinata maniera. E qua mi attacco un attimo all'intervento di Francesco dopo. Ovviamente ci sono in questo momento delle giurisdizioni che si propongono un po' all'avanguardia o cercano di essere un po' all'avanguardia su questo tema qui e che noi, qualcuna sta arrivando e che noi possiamo anche ben utilizzare, così come possono essere utilizzate giurisdizioni estere, società estere, tutti diciamo, gli strumenti che possiamo lecitamente utilizzare per portare avanti il nostro progetto imprenditoriale, nella speranza appunto che poi però qualcosa resti anche sul territorio e quindi non necessariamente perché io lancio la ICO dalla Svizzera o prossimamente da qualche altro paese europeo che non nomino, se no frego l'intervento a Francesco. Vuol dire che poi tutto quanto debba essere poi fatto, diciamo, da quel paese lì. Ecco, detto questo, vorrei anche buttare lì due numeri. Ho letto, spero che la fonte sia corretta, che nel 2017 i venture capitalist hanno fondamentalmente investito circa 38 miliardi di dollari in nuove iniziative. La raccolta delle ICO, sempre la stessa fonte, l'Economist, dava come raccolta globale circa 7 miliardi di dollari, che è quel grafico che avete visto esplodere prima, in quel bellissimo filmato, poi lo voglio assolutamente quello lì che è. Okay. Ecco, sempre la stessa fonte dice che nel primo trimestre del 2018 sono stati raccolti 7 miliardi di dollari, quindi se facessimo una proporzione matematica da bassa salumeria, dovremmo dire che nel 2018 la raccolta dovrebbe essere intorno ai 30 miliardi di dollari, che vuol dire arrivare molto vicino alla somma di tutti i venture capitalist mondiali, del 2017. È una crescita di tipo esponenziale, quindi una crescita di tipo esponenziale supporta anche valutazioni o crescite di valori in funzione esponenziale che non necessariamente possono essere così semplicisticamente chiamate delle bolle. Il fenomeno della blockchain, delle criptovalute, delle ICO ha degli impatti a livello mondiale che sono sconvolgenti e cominciamo a vederli appena appena se consideriamo che ci sono 6 miliardi di persone che sono unbanked, praticamente fuori dai canali bancari o serviti da intermediari finanziari, diciamo,
non particolarmente modernizzati, mettiamola così. Astrattamente, dalla mattina alla sera, questi 6 miliardi di persone, se utilizzassero le criptovalute, sarebbero in grado di fare pagamenti internazionali che in questo momento sono a loro impediti, nell'arco di pochi minuti, e quindi avremmo 6 miliardi di persone che entrano nel circuito finanziario dell'economia globale dalla mattina alla sera. Ovviamente non capiterà dalla mattina alla sera, però se date un'occhiata su Twitter, un po' alle notizie che girano, per esempio scoprite che il Botswana, proprio la non so quale corte del Botswana, fondamentalmente ha dichiarato illegale il blocco dell'utilizzo delle criptovalute per i loro cittadini, invece bisogna assolutamente utilizzarlo. E questo è uno dei tanti paesi africani che si sta, come dire, avvicinando a questo tipo di mondo. Sempre su Twitter ieri c'era un piccolo filmato di un africano che faceva vedere come era riuscito a ricaricare il proprio telefonino di un traffico telefonico in poche cose in meno di 2 minuti utilizzando i Litecoin, no? Allora, sono tutte, per l'amor del cielo, tutte cose così in questo momento, però danno l'idea di come questi fenomeni possano avere un impatto sia in termini di crescita che in termini di geopolitica difficilmente immaginabile. Il motivo per cui Bill Gates ha detto che questo fenomeno non è fermabile, e qualcun altro ha detto che è stato aperto il vaso di Pandora, e tanti saluti a tutto un certo tipo tipo di mondo. Ecco. Questo era un po' per spezzare l'aria, diciamo. Adesso vi dico qualche cosa da un punto di vista fiscale. Allora, la mia presentazione è una presentazione lunga e molto scritta, perché più che per essere proiettata è stata un attimo pensata per poter essere spedita o consegnata e servire un attimo da promemoria. Quindi adesso quello che vedrete proiettato non leggetelo, perché sennò vi vanno insieme gli occhi. Cerchiamo un attimo di seguire il filo di alcune cose che sono queste. Fondamentalmente, qual è il punto, diciamo, di quello che vorrei riassumere? È questo. Facciamo una carrellata velocissima su quella che è stata la storia dell'inquadramento fiscale dei Bitcoin, giusto per darvi un'idea di come la cosa sia stata combattuta e sia ancora combattuta a livello mondiale, quindi come le cose non siano così poi immediate come possono apparentemente sembrare. Da questo ragionamento ne discende il nostro fisco, come le ha inquadrate da un punto di vista della fiscalità d'impresa, come le ha inquadrate da un punto di vista della fiscalità della persona fisica, quindi fuori dall'ambito d'impresa. E poi c'è una cosa recentissima che è uscita sul giornale il 22 maggio, che è questa risposta a questo interpello, però questa è una risposta a un interpello che ancora in qualche maniera non è girata nei canali non ufficiali, quindi non l'abbiamo ancora vista, che fa una serie di considerazioni sulle ICO che sono abbastanza agghiaccianti. Però tant'è, quindi poi dobbiamo ubi maior, dobbiamo andare avanti così. Quindi, allora, velocemente. Fino al 2013 non si sapeva niente, nel senso che nessuno aveva detto, partiamo dai Bitcoin, che cavolo fossero questi Bitcoin. E il tema era pesante, perché se fossero stati intesi in ambito europeo come beni, ogni transazione di Bitcoin sarebbe stata soggetta a IVA. Se invece fossero stati classificati come valute, no, chiaramente la transazione di valuta non è soggetta a IVA. Parte l'Olanda nel 2013 che dice: non sono una moneta, sono un bene immateriale, una quasi merce, eccetera. Quindi transazioni IVATE. Poi arriva, il Canada, questo ci interessa relativamente, che però anche il Canada dice: sono beni immateriali, quindi uno scambio di Bitcoin è considerato un contromerce, è considerato un baratto. Arriva la Germania nel luglio 2013 che dice: sono una valuta privata, poi però non dice più niente, quindi non si capisce bene. La Finlandia è la prima giurisdizione che fa un ragionamento fatto molto bene, ovviamente non sono in finlandese, lo vedete sul sito, per cui dice: no, i Bitcoin sono una valuta, quindi le transazioni vanno in una certa determinata maniera. Fa anche dei ragionamenti sui miners, quindi dice: che cavolo è il Bitcoin che il miners riceve nel momento in cui riesce a risolvere, a trovare la soluzione del problema crittografico, eccetera, eccetera.
E fin qua andiamo bene. La Norvegia invece dice: per l'amor di Dio, sono beni immateriali. Quindi immaginatevi il casino di un finlandese che scambia dei bitcoin col norvegese. Per il finlandese sono una valuta, per il norvegese è una merce. Quindi il norvegese, siccome non gli arriva la fattura intracomunitaria dal finlandese, si fa l'autofattura, e se in Norvegia funziona come in Italia, quando la spedisce all'agenzia delle entrate, in teoria norvegese, l'agenzia delle entrate norvegese dovrebbe fare una segnalazione al fisco finlandese perché qualcuno non ha emesso la fattura in Finlandia, e avanti con avanti col film. Gli inglesi sono, dopo i finlandesi, i primi invece che fanno un ragionamento molto puntuale, dicono valuta, ed è il motivo per cui abbiamo utilizzato per qualche lavoro qualche società inglese, proprio perché permetteva di lavorare all'interno di una giurisdizione che aveva definito che cosa fossero i bitcoin. La fiscalità diretta è tutta un'altra fiera. Andiamo avanti. Ecco, gli americani invece dicono no, per noi i bitcoin sono anche qui, sono un bene, sono fondamentalmente una merce. E poi hanno una posizione stranissima, perché dicono: però determinati tipi di investimenti, i bitcoin sono considerati come speculativi, e qui aprite o cielo, se voi andate a vedere nelle varie chat nei mesi passati, soprattutto tra marzo ed aprile, le brutture che hanno scritto gli americani, che cercavano di capire come diavolo dovevano tassare loro i loro guadagni su bitcoin, avete un'idea del fatto che non è per nulla vero che la fiscalità dei paesi esteri è molto migliore, molto più cara della nostra, ma insomma tutto il mondo è paese, chi più chi meno. Va bene, ecco, arriviamo al punto focale, diciamo un punto di svolta, che è la sentenza del 22 ottobre 2015 in questa causa 264/14, Corte di Giustizia Europea, che mette un punto fermo e dice: ai fini IVA, le criptovalute, i bitcoin sono assimilabili alle valute, e di conseguenza da quel punto lì, diciamo da quel giorno lì in poi, almeno a livello europeo è stato messo un punto fermo. Resta sempre il problema di: ma se io scambio dei bitcoin con un americano, questo americano come li vede, no? Perché se li vede come una quasi merce, qualcuno deve andare in dogana a dichiararli, punto di domanda, chiaramente una battuta, ecco. Però a seguito di questa decisione qui, quindi ripeto, il mio punto non è quello di farvi la noia partendo dalle guerre puniche, semplicemente per dire che l'inquadramento di questi fenomeni anche da un punto di vista fiscale è estremamente complesso e per nulla uniforme. Adesso siamo arrivati ad un punto di relativa uniformità a livello europeo per quanto riguarda l'IVA. Per quanto riguarda le imposte dirette invece ancora no, perché si fa riferimento agli ordinamenti nazionali. Risoluzione 72, siamo nel settembre 2016, e fondamentalmente il nostro fisco si attacca alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, no? E dice una cosa importante, che è questa, andiamo avanti, eccole qua. Dice una cosa importante, dice: le criptovalute per me sono assimilabili a delle valute estere, non italiane, mettiamole così, ok? Fondamentalmente dicono: siccome non sono euro, che è l'unica moneta che ha valore legale, diciamo l'unica moneta riconducibile a un ragionamento italiano ed europeo, sono estere, anche se non riconducibili ad una giurisdizione estera, perché non esiste una giurisdizione, non esiste il governo che ha emesso i bitcoin. Se sono valute estere, in regime di impresa, le trattiamo come tali, e quindi, per esempio, io se ho dei crediti o dei debiti a fine anno espressi in una criptovaluta, devo adeguarli al cambio di fine anno, gli utili e le perdite di natura valutativa, cioè di mero adeguamento di cambio, non hanno rilevanza fiscale, mentre hanno rilevanza fiscale gli utili e le perdite conseguiti sull'incasso o il pagamento di credito o debiti in criptovaluta, così come hanno rilevanza fiscale gli utili o le perdite conseguite sull'adeguamento al cambio al 31 di chiusura d'esercizio delle giacenze in criptovaluta. Come se fossero dei dollari, quindi fondamentalmente il trattamento dei bitcoin o della criptovaluta che volete voi è assolutamente identico a quello che avreste se la vostra società o la vostra impresa gestisse quei rapporti denominandoli in dollari, in sterline o in qualsiasi altra valuta estera. E questa è, diciamo, la cosa più,
più importante che è stata detta. Di conseguenza, ecco, dicevamo appunto, assimilazione del cripto alla valuta estera, obbligo di valutazione delle cripto al cambio a fine di esercizio, rilevanza fiscale delle variazioni di questo tipo di cambio qui, le differenze di cambio valutative sono irrilevanti fiscalmente fino a quando non sono realizzate, la movimentazione dei conti tenuti in criptovaluta, leggi wallet, ovviamente segue il criterio LIFO, come lo seguirebbe se fossero dollari, ok? Non vengono indicati criteri propri delle merci o di altre attività finanziarie, quindi il fisco sposa questo tipo di tesi, come dire, esprimendo un'opinione diversa rispetto ad altri studiosi italiani che si erano avventurati in questo tema e che sostenevano l'idea che fondamentalmente le cripto non potessero essere assimilate a delle cripto, a delle valute estere. La conseguenza è che è possibile utilizzare la contabilità plurimonetaria, vuol dire io posso tenere dei sezionali della mia contabilità d'impresa nativamente in Bitcoin o in un'altra criptovaluta e quindi fare la conversione dei saldi solamente a fine esercizio. Questo evita di dover convertire volta per volta ogni movimento Bitcoin, euro, euro, Bitcoin, che si diventa matti. E ovviamente dobbiamo stare attenti che in bilancio, nel momento in cui riflettiamo in bilancio questa roba qui che è assimilata a una valuta estera ma che non ha, che ha un alto grado di liquidabilità, perché le criptovalute, quelle quotate importanti, gli Ether piuttosto che Bitcoin o qualche altra criptovaluta importante, sugli exchanger che girano volumi di un certo tipo, nei limiti entro certe somme, sono immediatamente liquidabili. C'è un problemino però, che la volatilità è particolarmente importante, quindi se io ho una giacenza di Bitcoin di una certa rilevanza nel bilancio della mia società, scriverlo tra le disponibilità liquide come se fossero degli euro, dei dollari, insomma, magari ecco, poi bisogna chiaramente tarare l'informativa di bilancio in maniera molto attenta. E fin qua, ecco, siamo arrivati. A questo punto c'è un secondo punto importante, che è questo, non è che mi spicci, che maggio dell'anno scorso la legge italiana è una delle prime che io sappia che tenta di dare una definizione di valuta virtuale. Qua le parole sono importanti, poi vedremo perché anche da un punto di vista fiscale dopo. E cioè, una valuta, la leggiamo, la valuta virtuale è una rappresentazione digitale di valore, quindi parliamo di valori, non emessa da banca centrale autorità pubblica, vabbè fin qua lo sappiamo, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, anche questo è vero perché c'è qualche cripto che in qualche maniera tenta di agganciarsi o a una valuta di corso legale. Questo è importante, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, quindi è una rappresentazione di valore che viene utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, che è la definizione fondamentalmente di denaro, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. Questo secondo me è molto importante perché parte delle ICO, non tutte le ICO, non rientrano in questa definizione, non rientrando in questa definizione non dovrebbero essere trattate come valute estere, dovrebbero essere trattate come beni immateriali o diciamo, chiamiamole così, investimenti finanziari di altra tipologia. A questo punto la domanda era, sì, bene, in regime di impresa abbiamo capito tutto, e i privati? Sui privati erano state formulate delle tesi anche un po' bizzarre sulla base di una frase infelice inserita nella risoluzione 72, per cui molti avevano detto i privati che se guadagnano perdono, non devono pagare imposte, non devono dichiarare niente, eccetera eccetera. Campo sgomberato recentissimo, proprio molto di recente, da questa risposta a questo interpello, che dice no, anche per i privati valgono le regole. Vale la regola che le criptovalute sono assimilate alle valute straniere e quindi tu, caro privato, me le tassi o non me le tassi esattamente con le stesse regole che applicheresti se tu investissi in dollari, sterline o un'altra valuta estera. Il privato deve fare una verifica, che è quella di vedere se, parliamo del 2017, se nel 2017 il saldo che io ho delle mie criptovalute, qua c'è una cosa che non è stata detta nella risposta all'interpello, unitamente ai saldi delle altre valute estere che io so che io ho sui miei conti correnti, tenuto conto dei cambi al primo di gennaio dell'anno, quindi non dei cambi valevoli giorno per giorno, ma dei cambi al primo di gennaio, mi
Bisogna vedere se questo saldo supera i famosi 51.645,69 euro, un numero bruttissimo, sono i vecchi 100 milioni di lire convertiti in euro per 7 giorni consecutivi. Se io, questo è il primo test che devo fare, se il mio portafoglio di valute estere, cripto e non cripto, supera questa giacenza, tutti gli utili e le perdite che io conseguo sulla movimentazione di cripto o delle altre valute estere ha rilevanza fiscale e quindi va dichiarata. E se ci sono degli utili al netto delle perdite, imposizione secca del 26%. Viceversa, se io sto sotto, magari quello che è successo un po' con i bitcoin a qualcuno nel 2017, che aveva 20 bitcoin in partenza, beato lui, ha più o meno malcontati 1000 euro, fa 20.000 euro, no? Quello era il cambio al 1 gennaio, i 20 bitcoin a dicembre valevano circa 300.000 euro, e se ha venduto nel momento in cui i prezzi erano particolarmente alti, quell'utile lì è completamente fuori da qualsiasi imposizione, perché non è mai stata superata la soglia di 51.000 rotti euro, tenuto conto del cambio al 1 di gennaio. Viceversa, se uno supera la soglia deve pagare. Sono imponibili, ripeto, gli utili e le perdite realizzate, vuol dire io avevo delle cripto e le ho vendute perché ho comprato dei beni e servizi, quindi ho realizzato una plus, una minus, oppure le ho vendute perché ho comprato un'altra cripto, oppure le ho vendute perché ho comprato semplicemente una valuta fiat. C'è anche la fattispecie della tassazione per prelevamento, perché si presuppone che se io prelevo dei soldi da un conto corrente, in questo caso sarebbero valuta estera, in qualche maniera li abbia spesi e quindi abbia convertito questi soldi in beni e servizi. Quindi adesso sappiamo come trattare le cripto in ambito di impresa, in ambito privatistico, anche se c'è abbastanza da diventare matti con i conteggi e le verifiche. Ci hanno anche detto due cose, attenzione, dice, le criptovalute vanno indicate nel quadro RW, in quanto, qui hanno un po' forzato la mano, attività estera detenuta all'estero se ce l'hai sull'exchanger, attività estera detenuta in Italia se ce l'hai su un wallet, fondamentalmente. Ci hanno anche detto, bontà loro, che l'IVAF non è dovuta, perché l'IVAF si applica solamente sui rapporti di conto corrente e i conti presso gli exchanger o i wallet non sono considerati conti correnti presso intermediari finanziari. E veniamo al punto, due minuti e ho finito. Le ICO che bestia sono? Allora, se vogliamo parlare di aspetti fiscali delle ICO, ce ne sono fondamentalmente due, no? Uno è l'aspetto fiscale di chi emette un initial coin offering e quindi la utilizza. E quindi entriamo in un mondo molto complicato, perché se io utilizzo una ICO fondamentalmente per raccogliere dei capitali, adesso detta molto male, è un'operazione assimilata ad un'operazione di aumento di capitale sociale o di finanziamento a titolo di capitale, quindi non ci sono particolari problemi lato azienda. I problemi nascono nel momento in cui io magari mi invento classi di ICO, categorie di ICO, per cui tra virgolette replico meccanismi similari alle stock option eccetera eccetera, quindi diciamo il discorso del lato aziendale può complicarsi di molto. Lato utilizzatore, lato sottoscrittore, lato investitore, allora abbiamo visto, ce lo siamo detti diverse volte in questo convegno, che le ICO, no, possono rappresentare diversi tipi di fenomeni. Uno è quello che l'ICO, diciamo così, non per eccellenza, diciamo l'ICO quella che diventerà fondamentale, darà diritto a una nuova criptovaluta, ipersemplificando il caso di Ether, di Ethereum, e poi invece ci sono le ICO che sono fondamentalmente dei mezzi digitali che rappresentano diritti in un futuro di ricevere o di prestare dei servizi, mezzi di pagamento per ricevere beni o servizi futuri, diritti di proprietà, di voto, partecipazione agli utili, eccetera, eccetera. E qua ovviamente si apre tutto il capitolo dell'emittente, che deve stare attento ovviamente a quello che fa, ed eventuali leggi a tutela del sottoscrittore nel momento in cui un conto è se io ti do una ICO che diventa una nuova cripto, è un conto è se io ti do una ICO che fondamentalmente è praticamente assimilabile a una security o un titolo partecipativo di capitale, quindi qualcosa che somiglia moltissimo alle azioni. Quindi in teoria, tranne le ICO che daranno diritto a ricevere una nuova cripto, le ICO non dovrebbero essere considerate come delle valute estere, perché in realtà sono rappresentativi di
un insieme di diritti. E invece il nostro fisco, e qua ho finito, il 22 di maggio sembra, perché io questa, ovviamente le risposte all'intervello sono riservate, prendendo per buono quello che è stato scritto nell'articolo del 24 ore del 22 di maggio, ecco, sembra, sarà così, fondamentalmente, che il fisco invece, la direzione regionale della Liguria, per essere più precisi, abbia fatto di ogni erba un fascio e abbia detto anche le ICO sono valute estere, punto. E quindi tassatele di conseguenza. Allora, da un lato sappiamo di che morte moriamo, no? Per cui che io compro un bitcoin o compro una ICO, da un punto di vista della gestione fiscale è tutto uguale. E come dire, se dovessi fare un ragionamento di bassa cucina, direi tutto sommato, vabbè, quasi quasi ci semplifica un po' la vita. Dall'altro lato è abbastanza, insomma, lascia un po' perplesso che un'amministrazione finanziaria faccia di ogni erba un fascio di questo tipo qui, senza tenere in minimo conto le differenze tra una tipologia di ICO e l'altra e i diversi diritti associati alle ICO stesse. Ma tant'è, ecco, questo è un po' quello che succede adesso. In Italia quindi abbiamo un quadro chiaro, fondamentalmente, condivisibile o no, questo è un altro discorso. Abbiamo un quadro chiaro da un punto di vista fiscale, per quanto riguarda le cripto e adesso per quanto riguarda anche i token dell'initial coin offering. Abbiamo un punto che non è mai stato chiarito, che è quello, e ho finito, sull'attività di mining, e cioè è molto semplice, che è questo. Io sono un miner, d'accordo, e mino una criptovaluta in Italia. Sono fortunato, becco la chiave per validare la pagina fondamentalmente, e come corrispettivo di questa prestazione di servizi che ho fatto nei confronti del mondo, mi viene data una criptovaluta, i 12 bitcoin, i 50, 6.000 bitcoin oppure x zcash o quel che l'è. Ok. Solo che c'è un piccolo particolare, nessuno, siccome io non posso fare una fattura alla blockchain, non si può fare, il fisco italiano, ecco, non ha ancora preso una posizione, chiarito che la criptovaluta che io ricevo da un'attività di mining non deve essere né fatturata, né, ovviamente che non si può, né tantomeno autofatturata. Ecco, questo è un aspetto che non è stato chiarito e quindi, diciamo così, mettere su un'attività di mining in Italia rischia di, in questo campo qui, rischia di magari portare a delle incertezze che possono anche sfociare in una serie di sanzioni che poi sono basate su aspetti formali più che non su aspetti sostanziali, che è meglio evitare. Per cui, fino ad adesso, diciamo, quando qualcuno mi dice ma il mining in Italia, eccetera, dico sì, va tutto bene, però abbiamo questo tipo di problema. Quindi spesso l'attività viene svolta all'estero, non perché all'estero poi alla fine la fiscalità sia così drammaticamente migliore della nostra, con tutti i costi accessori del caso, professionisti esteri, viaggi all'estero, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché c'è un quadro giuridico su questo aspetto meglio definito. Attenzione che molte giurisdizioni europee, però anche su questo aspetto qua, non dicono nulla. Poi la gente va in giurisdizioni che non dicono nulla, non si capisce bene perché in qualche maniera una giurisdizione del nord Europa ha un appeal o una reputazione di maggiore, di minore rigidità rispetto alla nostra nei confronti dei contribuenti, e poi però non è così, perché anche da loro, quando si svegliano e dicono ma secondo noi le cose dovevano essere fatte in determinata maniera, anche le giurisdizioni estere si comportano esattamente come il nostro. Sono un po' più leggere sulle sanzioni, ma come modo di procedere non cambia assolutamente nulla. Ecco, io ho finito di annoiarvi, vi ringrazio della resistenza e dell'attenzione. Grazie Marco, molto interessante. La cosa che pensavo, al di là, se ho capito bene, diciamo, ogni volta che tu hai cripto che converti anche nel mondo digitale in un qualunque valore che ti determina una plusvalenza, quello è soggetto a tassazione. Se sfori il limite, sì. Fuori il limite è soggetto a tassazione. Se cambi bitcoin in Ethereum, okay, e hai comprato i bitcoin a 1000 euro, li hai venduti a 10.000 e vendendo a 10.000 hai comprato gli Ethereum e hai sforato
il famoso limite di 51 per i 7 giorni, quei 9.000 guadagnati sono passati. Un po' provocatoriamente mi chiedo, ma il fisco come le accerta queste cose? Beh, le accerterà in maniera abbastanza semplice, cioè prima di tutto sta a tutte le giurisdizioni occidentali stanno chiedendo informazioni a destra manca a tutti gli exchanger localizzati in giurisdizioni collaborative. Vuol dire che il fisco italiano sappiamo che ha già mandato richieste a Coinbase e a tutta una serie di altri exchanger in giurisdizioni collaborative chiedendo i nominativi di chi ha aperto i conti correnti, posizioni di exchanger. E questo è un primo passaggio. Secondo passaggio, c'è un evento non particolarmente gradito a una certa comunità cripto, che è stato il trasferimento di sede legale di The Rock Trading da Malta all'Italia. Okay. E quindi nel momento in cui The Rock Trading ha messo piede in Italia, 20 secondi dopo gli è arrivata la richiesta di informazioni e rilascio dati dal fisco italiano. Quindi fisco italiano, come le giurisdizioni straniere, sta raccogliendo una serie di informazioni da queste persone. Terzo punto, tenete conto che il fisco italiano ha fondamentalmente quasi libero accesso alle informazioni bancarie, per cui fa molto in fretta a tracciare i bonifici da e verso gli exchanger. Quarto passaggio, esiste una banca dati specifica per tutti i bonifici da e verso l'estero sopra i 15.000 euro, che viene utilizzata come sistema di monitoraggio più incisivo di determinati tipi di transazioni. Quinto e ultimo passaggio, più che il fisco italiano, bisogna stare attenti ad una cosa, e cioè al fatto che le banche italiane, stanno stringendo le maglie della rete antiriciclaggio, e quindi è molto prevedibile che in un prossimo futuro, nel momento in cui qualcuno di noi farà un bonifico da un exchanger al proprio conto corrente italiano, qualcuno alzi una mano e dica: e sta roba qua da dove arriva? E quindi chieda dimostrazione che effettivamente i fondi sono stati correttamente tassati. Ecco, per cui molto semplice, in maniera molto semplicistica, ho diversa gente che ci scrive in studio e ci dice: io vorrei mettermi a posto, e questo ci fa molto piacere. Ogni tanto si incontra qualcuno che dice: ma io, ma qui, ma là, ma come fanno, ma come non fanno? Ecco, secondo me il sistema funziona così, nel senso che raccolta di informazioni da questa parte qui e contemporaneamente controllo bancario abbastanza pesante su tutto questo tipo di movimentazione faranno sì che probabilmente chi non è in regola rischia di mangiarsi i bitcoin e non di utilizzarli, o di finire per utilizzarli in giurisdizioni abbastanza strampalate, insomma, ecco. Per cui anche molto semplicemente il fatto che adesso, giusto o sbagliato che sia, uno debba indicare la giacenza di cripto nell'RW è un sistema molto semplice un domani per poter poi dire alla banca o qualcun altro: guarda che quegli N euro che ho bonificato da Coinbase o da chi volete voi, da Kraken, da Fidor Bank sul mio conto corrente italiano, vengono da questa giacenza che ho correttamente denunciato e tassato. Sono favorevole anche al controllo antiriciclaggio, assolutamente, questo è un tema sul quale anche il notariato si è espresso. C'è un tema, allora, quello che stai dicendo tu, il controllo avverrebbe sostanzialmente nel passaggio, diciamo, dal mondo reale al mondo digitale tramite gli exchanger che devono fornire informazioni, se non ho capito male, giusto? Per quello che so, sì. Okay, questo siamo in una fase di passaggio, nel momento in cui non c'è più questo passaggio dalla fiat alla cripto, io opero solo in cripto e quindi non passo per l'exchanger, lì non mi riesco a figurare il controllo. Però questi soldi in qualche maniera prima o poi li converti in qualche cosa di tangibile. Sì, ma potrei convertirli direttamente acquistando servizi direttamente nel mondo digitale, non so se mi spiego praticamente. Sì, vabbè, ora quando poi provo a fare il passo ulteriore, cioè adesso abbiamo il passaggio dalla fiat tramite l'exchanger e quindi il controllo giustamente si va a finalizzare lì. Comunque la cosa interessante da, che... da qui a N anni vedremo, ti posso dire che una parte una parte di un certo tipo di amministrazione statale americana si è rivolta a degli specialisti dell'MIT, okay, e hanno già sviluppato un software che fondamentalmente analizza tutti i movimenti sulla blockchain di Bitcoin, perché la blockchain di Bitcoin ha un anonimato debole, nel senso che adesso poi non vorrei rubare troppo tempo, sono un po' Francesco, però in 20 secondi, perché le transazioni in cripto
su una blockchain sono anonime o semi-anonime per un motivo semplicissimo, perché siccome sono dati accessibili a tutti, se ci fosse scritto che Marco Rubini ha mandato un bitcoin a Paolo Broccoli, tutto il mondo potrebbe saperlo. Così come potrebbe semplicemente guardare tutti i movimenti che fa Paolo Broccoli o fa Marco Rubini e le persone collegate a questo, eccetera, eccetera. Quindi ha voglia della privacy, cioè già sanno anche quello che, già i grandi là fuori sanno anche quello che noi non sappiamo di noi, cioè ne sanno di più. Se poi gli diamo in mano anche questo tipo di informazione, apriti o cielo. Ecco perché le transazioni sulla blockchain sono pseudo-anonime, no? Quindi sono identificate da degli indirizzi di wallet che sono dei codici numerici, per un ovvio. Però quando voi avete, a meno che uno non sia veramente un criptoanarchico di quelli fumati che se ne inventa di ogni... veramente anche di notte per non lasciare nessun tipo di traccia, quello che succede è che chi usa delle cripto normalmente tende ad usare sempre lo stesso wallet o sempre i 3-4 rapporti e sempre gli stessi indirizzi, no? Tipo IBAN della banca. Il risultato è che nel momento in cui io so un indirizzo, il suo perché mi ha mandato un mezzo bitcoin o il contrario, posso chiedere alla blockchain: mi fai vedere tutti i movimenti fatti da quell'indirizzo lì, e vengono fuori, no? Perché è come se consultassi una contabilità, è come se vi dicessi: mi fai la stampa dei tuoi movimenti di quel conto corrente o di quel sottoconto contabile, no? Quindi vengono fuori tutta una serie di movimenti nei confronti di altri codici numerici. Ora è chiaro che io non me ne faccio niente, cioè posso anche andare a vedere lui che movimenti ha fatto, trovo dei numeri, non mi fermo lì, ma chi questi numeri li sa usare, chi sa tracciare ovviamente i movimenti, riesce fondamentalmente a ricostruire molto bene che cosa sta succedendo sulla blockchain di Bitcoin, che è il motivo per cui i fenomeni che hanno usato questo tipo di cripto per attività criminali di massima stanno passando dei guai. Ecco, qualcuno se la cava, ma di massima stanno passando dei guai. Ecco, ed è il motivo per cui, e qua si apre un altro fronte, stanno nascendo delle cripto che sono nativamente totalmente anonime, perché si vuole tutelare la privacy individuale. E questo è un tema particolarmente sentito anche in America, che è un paese veramente curioso, ecco, perché da un lato ha abdicato in maniera massiva alla propria privacy, vuoi in forma privatistica perché uno ha gli account su Google o Facebook o quel che è, vuoi per tutta la legislazione antiterrorismo che è stata emanata dal 2001 in poi, che ha permesso che le agenzie governative fondamentalmente, altro che Grande Fratello, no? Quindi diventassero particolarmente invasive. Nello stesso tempo è un tema che hanno ben presente, che stanno in qualche maniera cercando di recuperare, perché la privacy transazionale è un valore assolutamente fondante della libertà di ciascuno di noi.